Allora, iniziamo questa sessione dedicata alle persone richiedenti asilo LGBT. Certi diritti si è sempre interessata di questioni che riguardano i diritti delle persone LGBT a livello transnazionale. Ora il transnazionale è arrivato in Italia, di fatto. Dal 2012 in poi, in particolare, con l'aumento dei flussi migratori e dei richiedenti asilo, la presenza di richiedenti asilo LGBT è molto aumentata. In Italia devo dire che per anni c'è stata una sensibilità da parte delle commissioni tribunali, eccetera, che riconoscevano alle persone gay delle forme di protezione anche soltanto per il fatto che nei paesi di origine ci fossero delle leggi che perseguitavano o direttamente con delle leggi specifiche o indirettamente utilizzando delle leggi che per esempio difendevano la morale queste persone. Da qualche anno, grazie a una sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha da una parte detto chiaramente che le persone LGBT possono essere considerati gruppi che possono essere tutelati e considerati gruppo discriminato e quindi accedere a questi tipi di protezione, però c'è stata anche una affermazione per cui non basta che nel paese di origine ci sia una legge che li perseguita, ma questa deve essere applicata. Allora, Certi Diritti partecipa dal 2009 a una rete di associazioni che si chiama Progetto Io a Milano, di cui fanno parte appunto Arcigay, Sportello Ala, Pride, insomma, Rizzo e Lucio, alcune diverse associazioni che si occupano di sostenere, soprattutto a livello legale, le persone richiedenti asilo. E questa è una realtà che è una delle poche che funziona in Italia e che senza problemi continua ad occuparsi di questi richiedenti asilo. Quest'anno io ho fortemente voluto questa sessione perché c'è stata una piccola rivoluzione, poi non è tanto piccola, che è stata provocata dal decreto Minniti Orlando, che poi è stato convertito in legge e che ha influenzato e ha variato in maniera anche piuttosto consistente quella che era la procedura di accesso alla richiesta di protezione, i gradi di giudizi e le procedure che venivano attivate. Noi ci siamo accorti che queste variazioni di fatto sono molto pericolose perché vanno a colpire proprio quelle che sono le categorie più vulnerabili. Mi spiego meglio. I richiedenti asilo che sono LGBT, ma non solo, perché io parlo anche delle persone vittime di tratta, delle persone torturate, spesso e volentieri non raccontano direttamente in commissione la loro storia per una serie di motivi. Il fatto che soprattutto fin quando non hanno un primo diniego dalla commissione, spesso non incontrano nemmeno un avvocato e arrivano in commissione senza alcuna preparazione. E quindi il fatto che per esempio questa nuova norma preveda che sia stato abrogato un secondo grado di giudizio, che era il discorso di potersi rivolgere alla Corte d'Appello, di fatto limita fortemente la possibilità di queste persone a potersi vedere riconosciute. Quindi per esempio già solo questo è una condizione che colpisce direttamente queste tipologie di persone. Sono stati creati delle commissioni speciali, dei tribunali speciali, dove però le persone che ne fanno parte, i giudici che ne fanno parte, vengono scelti in base a dei criteri che sono visibili. Il fatto che abbiano lavorato 2 anni su questi temi,
che possano o meno parlare, consigliabile che parlino almeno una lingua, l'inglese o il francese, e basta. Oltretutto questi tribunali per legge non devono incidere su quello che è il bilancio dello Stato, quindi non c'è una lira prevista per l'istruzione e per il supporto di questi tribunali. E poi ci sono altri aspetti di cui poi parlerà Giulia. La cosa che invece mi premeva evidenziare è che la condizione di queste persone, tra l'altro gli ultimi arrivi dal 2014 adesso, molti di questi rifugiati, richiedenti asilo, sono persone che hanno anche una bassa scolarizzazione, e questo influisce proprio perché già queste procedure sono difficili da comprendere per noi, figuriamoci per delle persone che si ritrovano in uno stato nuovo, senza conoscere leggi, diritti, doveri e quello che loro possono chiedere o possono fare per ottenere questa protezione. Non solo, queste persone sono discriminate due volte, non solo come richiedenti asilo, e noi vediamo com'è il trattamento che sta così emergendo a livello dei vari comuni, eccetera, nei confronti dei richiedenti asilo, ma sono discriminati due volte perché anche all'interno delle loro comunità devono nascondersi. Perché nei centri d'accoglienza si devono nascondere? Perché nel momento in cui vengono identificati come persone gay, lesbiche, eccetera, subiscono la persecuzione anche del loro gruppo e dei loro compagni richiedenti asilo, che spesso arrivano da paesi dove vengono perseguitati. E quindi c'è una solitudine estrema da parte di queste persone. Cosa succede? Spesso e volentieri, per poi la difficoltà è quella, come si fa a dimostrare davanti a un giudice l'orientamento sessuale? Che prove possiamo portare? E quindi la necessità di avere un supporto da parte di associazioni, gruppi, persone che però siano estremamente competenti, perché spesso, per esempio, il richiedente asilo in generale pensa: con più è grande il mio problema, con più ho una protezione grande. E per esempio all'interno del mondo LGBT anche a me è capitato di avere un richiedente asilo che addirittura ha raccontato un omicidio che non è avvenuto, ha detto di aver ammazzato una persona, perché nel suo modo di sentire era più grave dire che era una persona che in Nigeria si prostituiva rispetto al fatto di dire che invece era un omicida. E così spesso e volentieri delle storie che vengono ingrandite con l'obiettivo, è comprensibile, no? Di dare delle dimostrazioni per cui la protezione è davvero dovuta, rischiano di essere controproducenti perché queste persone vengono considerate non attendibili nel loro racconto della storia personale e quindi vengono bocciate. Allora, per esempio, progetto io a uno sportello a Milano, ma anche io arrivo da Lecchese, dove sono anche la responsabile di un ufficio diritti per persone migranti, e quindi collaboriamo con i centri di accoglienza. Cosa facciamo? Noi supportiamo queste persone sia con una relazione personale, nel momento in cui io incontro, e io mi concentro soprattutto sulle persone LGBT, le donne vittime di tratta e le persone torturate, e poi abbiamo creato all'interno di un'associazione locale, e quindi poi è importante l'intervento che arriverà dopo su quello che si può fare. All'interno dell'associazione Renzo e Lucio di Lecco si è creato un gruppo di persone competenti, di cui fa parte anche Pier Cesare Notaro, del grande Colibrì, che credo sia conosciuto a livello nazionale, dove noi comunque
aiutiamo queste persone, le seguiamo fino al completamento della loro richiesta di asilo, li supportiamo fornendo tutta la documentazione sui paesi di origine, perché a Milano è importantissimo che queste persone arrivino fornendo tutta questa documentazione e poi non so, anche i precedenti giuridici, le ordinanze dove comunque in questi paesi sono riconosciuti, e soprattutto si segue l'aspetto culturale nei paesi dove, per esempio Camerun, per farne uno, non c'è una norma, una legge che perseguita direttamente le persone LGBT, ma a livello culturale queste persone sono discriminate in maniera pesante. L'importanza per esempio di queste commissioni è anche dovuta al fatto che noi chiediamo che ci sia veramente una competenza, perché spessissimo nei divieti che vengono dati dal tribunale e soprattutto devo dire dalle commissioni, che sembra siano state create per bocciare più che per ascoltare queste storie, i giudici o i commissari vengono a dire che non è credibile il ragazzo perché non è riuscito ad esprimere e a raccontare il percorso psicologico che l'ha portato a rendersi conto di essere omosessuale, che è una cosa che è spesso difficile per gli italiani, figuriamoci per delle persone LGBT che provengono da quei paesi e che spesso sono ancora convinti di essere diventati gay e magari dicono: ma se noi abbiamo una protezione in Italia faremo i bravi, perché tutte queste cose io le prendo da mio bagaglio, per cui hanno anche una grossissima difficoltà a riconoscersi e ad accettarsi, quando addirittura a scoprire che in Italia non sono perseguitati, perché ho avuto appunto delle persone che non sapevano che l'Italia non li mandasse in galera. Ultimo aspetto prima di parlare, di passare la parola a lei, non indifferente, è che comunque molte di queste persone sono anche assolutamente digiune di quelle che sono le pratiche di protezione nel caso di proprio sanitarie, l'utilizzo del preservativo piuttosto che quelle che sono le norme igieniche possibili. Molte delle persone che si prostituivano nei paesi di origine continuano a farlo qua, e se nei paesi di origine spesso che poi viene piuttosto, perché quando si parla di turismo sessuale si pensa quasi subito ai paesi dell'est europeo, alla Thailandia, queste cose, ma il turismo sessuale maschile spesso riguarda paesi come la Nigeria, dove i ricchi nigeriani e gli europei passano le loro, cioè gli europei passano le loro vacanze per appunto poter utilizzare e sfruttare queste persone. Allora, molte persone qui in Italia non hanno altra alternativa che continuare a prostituirsi, perché è l'unico modo per riuscire a sopravvivere, perché anche all'interno dei progetti di accoglienza, a secondo delle province, le persone vengono estromesse quando per esempio hanno il diniego dal tribunale. Allora ricevono il diniego, vengono estromesse dai progetti d'accoglienza, anche se non dovrebbe essere così. Ma paradossalmente, anche nel momento in cui viene riconosciuto che una persona ha diritto a una protezione, succede la stessa cosa. Quindi, sia che abbiano la protezione che non l'abbiano, il giorno dopo finiscono in strada, senza nessun supporto e aiuto. Anche perché poi, purtroppo, mentre a livello di SPRAR e posti c'è una modalità un pochino più organizzata per seguire le persone, la maggioranza dei richiedenti asilo in Italia sono collocati nei centri di accoglienza straordinari,
che invece non sono così straordinari perché sono i luoghi dove queste persone rimangono e dove il giorno dopo che hanno in mano il permesso vengono estromessi. Scusatemi questa lunga introduzione, però credo che sia doveroso capire perché uno spazio così grande all'interno del congresso sarà ed viene dedicato a questo. Allora, subito passo la parola a Giulia Green. Giulia, sono molto felice perché è stata scelta nel 2012 per iniziare a lavorare sulle cause pilota. Lei naturalmente ha dato la massima disponibilità e questa collaborazione sta continuando negli anni e spero che continuerà a tornare. E quindi sono una delle più grandi amiche di certi diritti. Iscritta, ti sei rinnovata l'iscrizione? Perché magari, quindi vediamo se poi alla fine annunceremo di nuovo la tua iscrizione. Allora, buongiorno a tutti. Oggi sono stata chiamata a trattare del tema di come il decreto MIPI ha inciso sulla protezione dei richiedenti asilo LGBT, e se un avvocato cerco di fare l'intervento nel modo più semplice possibile, perché mi rendo sempre conto che a seconda delle persone che mi stanno ad ascoltare alcune cose troppo tecniche sul processo potrebbero apparire meno interessanti. Però la domanda, diciamo, da cui partiamo è questo: può una modifica processuale, cioè di come si fa un processo, incidere sulla vita delle persone? Perché normalmente noi sappiamo benissimo che aggiungere o togliere un diritto ha un'efficacia immediata nel migliorare o nel peggiorare la vita delle persone. Ad esempio, possiamo citare l'introduzione del diritto a unirsi civilmente in Italia, ovviamente ha un effetto immediato. Le persone finalmente dello stesso sesso possono contrarre un'unione civile e ottenere tutta una serie di diritti. Quindi è evidente che il diritto sostanziale modifichi e incida notevolmente nella vita delle persone. Uno però potrebbe dirsi: come mai utilizziamo una sessione per parlare invece di processo? Perché anche il processo, appunto, può invece modificare notevolmente la vita degli interessati. Penso che a tutti sia molto noto la questione dei tempi di durata di un processo. Io, per esempio, posso fare alcuni esempi con i minori. Se tolgono un bambino ai genitori, anche se si vince dopo un po' di tempo, noi abbiamo ottenuto il ritorno di un minore dopo 7 anni, quei 7 anni di vita insieme non li restituirà più nessuno. Oppure ancora, quando si vuole minore richiedente asilo che ha un familiare in un altro Stato europeo, ieri stesso ci viene nel comunicato che uno di questi minori è fuggito da un centro perché non poteva più aspettare i tempi della giustizia. Quindi è evidente che i tempi incidono moltissimo sui diritti. E qui, secondo me, esce la questione dei diritti, proprio sui tempi. Cioè, che cosa c'è alla base del ragionamento che ha portato a questo decreto legge? La problematica dei tempi lunghi che durava il processo e i suoi costi, perché la legge europea prevede che comunque ci sia un diritto all'accoglienza durante il tempo necessario all'accertamento, e questo è fondamentale. Vi spiego perché. Facciamo finta che abbiamo un richiedente asilo. Chi chiede asilo? Noi a quel momento noi non sappiamo se lui, diciamo, ha ragione o ha torto. Però la legge consente che dal momento in cui lui chiede asilo abbia tutta una serie di diritti. Allora cosa ha pensato il governo? Ah, ma tutte queste persone che stanno chiedendo asilo, con la durata del processo in Italia, della prima fase, davanti alla commissione, del primo grado e del secondo grado, tutto questo tempo è un costo, perché queste persone normalmente devono essere accolte. Come facciamo a ridurre questo dal momento che l'Unione Europea ci costringe di fatto a dargli l'accoglienza? Poi, come diceva Gabriella, in realtà poi molte persone finiscono o non entrano mai in accoglienza o finiscono fuori, ma illegittimamente. Perché?
l'Unione Europea ci obbliga giustamente a dare anche al richiedente asilo, cioè nel momento in cui non sappiamo ancora se abbia diritto o no alla protezione, una serie di diritti sostanziali che hanno un costo. Questo, per farvi un esempio, non spetta per esempio al richiedente lo status di apolidia, cioè qualcuno che invece chieda di essere riconosciuto come apolide, cioè persona che è priva di ogni passaporto, fa la sua domanda in tribunale, ma finché un tribunale non gli dice che ha ragione, lui non ha nessun diritto, diciamo, poi gli avvocati cercano di comunque ottenerlo in altri modi. Però è evidente che invece il richiedente asilo, per la normativa europea, dal momento in cui chiede di avere accesso alla protezione, a tutti una serie di diritti che hanno normalmente un costo. Allora il governo, a fronte dell'alto numero di richiedenti asilo da un lato e dall'altro alla lunga durata del processo, commissione, tribunale, appello, quindi al rischio che per molti anni si dovesse sostenere un richiedente asilo, cosa ha pensato? Come faccio a ridurre questo periodo? E pensa, cosa posso togliere? Tolgo l'appello. Perché l'appello? Perché in Italia l'appello non ha una copertura costituzionale. Cosa vuol dire? Che dei tre gradi di giudizio, che ovviamente anche le persone che sono giuriste sanno che c'è un tribunale, una prima fase, un appello e poi una corte di cassazione. Di queste tre fasi, quella che si poteva eliminare senza che il giorno dopo partisse una questione di legittimità costituzionale era un appello, quindi si è detto eliminiamolo. Quindi dice nessuno ci può attaccare su questo, anche perché l'Unione Europea, avendo a che fare con vari stati, non ci impone tre gradi di giudizio. Questo era il sistema italiano. Peccato, e questo lo dicono tutti, che in Italia i tre gradi di giudizio spettino praticamente sempre. Io ogni volta che vado in tribunale, se ho torto, dico vabbè, io penso che abbiamo ragione, confidiamo nell'appello. E poi, casomai, la Cassazione invece non è che sia un procedimento dove la persona interessata e il suo avvocato ambirebbero magari ad andare sempre, ma lo dovrebbero, e anche con i richiedenti asilo si riserva i casi in cui sia successo qualcosa, perché la Corte di Cassazione è un grado di giudizio in cui ci sono notevoli limiti come questioni accertabili e irrinunciabili. Quindi, dal punto di vista del richiedente asilo, lui aveva una serie di garanzie, tra cui l'appello, che, come è stato detto da tutti, anche una semplice multa stradale, e la persona che è interessata a far valere il suo diritto a non subire quella restrizione economica connessa al pagamento di una multa, può avere un secondo grado di giudizio davanti a un giudice di secondo grado. Oggi col decreto Minniti invece questo mi grado. Però, sì, mi no, però. Sì. Mi scuso. Ah, perché di Cesare al decreto Minniti Orlando, forse possiamo anche nominare con la legge 46-2017, così non facciamo torto a nessuno, era per ridurre i tempi della nomina. Comunque il decreto Minniti Orlando ha eliminato questa fase. Che cosa vuol dire in concreto eliminarlo? Innanzitutto introdurre una disparità rispetto agli altri diritti. Abbiamo un diritto fondamentale come quello ad avere accertato il proprio diritto alla protezione, che riceve in sede processuale una tutela inferiore rispetto a diritti di minor valore come i diritti economici, e questo è, a mio parere, una violazione del principio di eguaglianza. Però capire se questo potrebbe trovare una strada in sede, diciamo, di questione di legittimità costituzionale è molto difficile. E poi una vera riduzione dei diritti sostanziali. Perché? Perché una recente analisi dell'Atlante Strad 2016, che ha analizzato la situazione di 5.400 richiedenti asilo, ha evidenziato come il 70% delle cause portate in grado di appello dai richiedenti asilo avesse esito positivo. Quindi vuol dire che l'aver eliminato l'appello fa sì che
quel 70% di modifica in appello, non ci sarà più. Questo è un evidente, diciamo, resprezzo, perché ovviamente se quell'appello avesse sempre avuto esito negativo, uno dice vabbè, vuoi solo portare avanti nel tempo la tua accoglienza, ma se quell'appello, in base ad un'analisi, porta obiettivamente a una modifica della decisione precedente a favore del richiedente asilo, allora l'eliminazione di quel grado di giudizio è evidentemente più problematica. E veniamo a quello che diceva anche Gabriella. Questa eliminazione di grado di giudizio è più, tanto più grave quanto più vulnerabile è il soggetto che la chiede. E parliamo dei richiedenti LGBT. Come dicevo, ormai l'ha chiarito Gabriella, si tratta di persone che spesso arrivano impreparate o con lo stesso pregiudizi, nel senso di cosa si può dire e cosa non si può dire, come la loro storia verrà interpretata, ritengono che presentare la verità potrebbe essere a loro negativo, perché pensiamo a persone, perché io mi immagino sempre se arrivassimo in Nigeria, non so, in un'altra lingua, in un altro contesto, come vorrei presentare la mia storia, mi presenterei nel modo giusto, o riterrei che forse devo un po' modificare quello che devo dire al fine di arrivare alla protezione. Presenterò quella storia, o magari perché ho sentito che storie come l'omicidio, non lo so, hanno più probabilità di successo, nessuno mi ha detto esattamente che la mia storia forse pure avrebbe una chance di essere accolta. E se nessuno mi crederà, e se io so che non posso portare nessuna prova, e se ho vissuto in clandestinità, come o normalmente avviene la mia realtà, come posso io dimostrarlo davanti al giudice? Forse penserò che dovrò portare una storia diversa, che quella storia avrà più probabilità di essere accolta. E allora in commissione molto spesso non racconterò la storia così come l'avrei potuta raccontare se avessi avuto un'assistenza di un avvocato o di un'associazione che arriva per qualcuno fortunato che conosce, ma per la maggior parte questa possibilità non c'è, anche perché i patrocini a spese dello Stato, quindi la possibilità di essere assistiti con un pagamento, diciamo, a favore dell'avvocato, non sussiste nella fase precedente, ma sussiste solo in tribunale. Quindi questo pure causa dei problemi, tant'è che il Consiglio Nazionale Forense sta riflettendo su una modifica della normativa che permetta un'assistenza qualificata giuridica anche nella fase in commissione, però ad oggi ovviamente non se ne sta ancora discutendo in una sede parlamentare. E poi avremo un primo grado. In primo grado, se la persona sarà ben assistita, potrà presentare la propria storia, ma spesso appunto c'è il rischio di non credibilità se la storia si modifica significativamente. Io ricordo un giudice del tribunale di Roma che si occupava dei richiedenti asilo, mi diceva: sì, a me i richiedenti asilo mi sembrano i ricorrenti più abbandonati a se stessi, perché spesso hanno degli avvocati che sembra che ne facciano mille, cioè a volte lo voglio vedere per capire, per aiutarlo, per porre un limite, no? Per aiutare la vera storia ad emergere. E qui un'altra conseguenza del decreto della legge 46/2017. E l'idea non solo di abolire l'appello, ma anche quella di allontanare in un certo senso il richiedente il più possibile dal giudice, perché vedere un giudice fa perdere tempo. Allora, se dobbiamo restringere i tempi, non solo aboliamo l'appello, ma in più prevediamo che normalmente il richiedente non si veda. Io quando vado in tribunale a Roma, alla prima sezione, vedo sempre, che è quella che si occupa, diciamo adesso c'è quella specializzata, ma se voi andate al secondo piano al tribunale a Roma, un po' dappertutto, ad oggi che ancora c'è, non è entrato per tutti in vigore, abbiamo i procedimenti, c'è sempre, sembra di essere quasi in questura, perché tutti ci sono i richiedenti asilo che devono essere ascoltati, ma è una grande opportunità per loro, perché se trovano un giudice che li vuole ascoltare e è disponibile ad ascoltare ed è una persona, come diceva Gabriella, preparata,
e ce ne sono per tutti preparati, di persone che vogliono capire veramente, anche un ricorso preparato in fretta può trovare in quella sede una spiegazione, una, diciamo, il giudice può fare la propria parte, ma spesso ha bisogno di vedere la persona. E tanto più importante il diritto, tanto più importante è la possibilità di avere un tempo per essere ascoltati. Questo adesso purtroppo avverrà più raramente, perché la legge oggi prevede invece una videoregistrazione in commissione con l'acquisizione automatica da parte dei giudici. Questo nella prassi non è ancora di fatto entrato in vigore, ma il diritto, diciamo, all'incontro col giudice come modalità eccezionale, se richiesta dall'avvocato in altri casi. Quindi non avverrà sempre. E questo, ovviamente, se noi pensiamo che oggi un vero grado di giudizio di merito ne abbiamo uno, al contrario bisognerebbe aumentare in modo significativo le garanzie, perché altrimenti il processo finisce per diventare un momento non di realizzazione del diritto, ma il momento in cui si fa di tutto per restringere i costi a scapito delle persone che invece hanno bisogno di un ascolto, perché quella è la loro unica opportunità per far valere il loro diritto, che ha, questo sì, valenza costituzionale. Io mi fermo perché ci sono testimonianze sicuramente più interessanti che le nostre. Grazie. Solo una cosa per chiarire ulteriormente la situazione. Attualmente gli avvocati possono richiedere che il richiedente asilo sia ascoltato. È meglio anche che indichino su che cosa, ma soprattutto nei procedimenti, nelle richieste dove è fondamentale riconoscere e discutere, dialogare con la persona, perché è difficile stabilire l'orientamento sessuale, ecco, nemmeno in questo caso è obbligatorio il fatto che il richiedente venga sentito dal giudice, e questa è una cosa che è inaccettabile, che vale proprio e soprattutto per le persone vulnerabili. Ricordo il discorso delle donne vittime di tratta: nessuna donna racconta in prima battuta che è vittima di tratta. E grazie poi a un lavoro fatto all'interno dei centri d'accoglienza e dalle associazioni eccetera, che emergono queste storie, per cui noi avremo delle registrazioni fatte in tribunale, in commissione, nelle commissioni territoriali, che verranno passate, dove saranno persone, usciranno storie completamente diverse. E poi, alla luce del fatto che occorra risparmiare tempo, è proprio vero che vedere per decine e decine di minuti una registrazione sia più rapido che interrogare direttamente una persona? Ecco, invece adesso torniamo su quelle che sono delle pratiche, buone pratiche, che per fortuna stanno prendendo piede in Italia, e passo la parola a Giulia Bodo, che ci parlerà e che coordina proprio un progetto Arci Africa, giusto? Ah no, Africa Arci Gay, ecco, e che arriva da Vercelli. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di averci invitati, per noi è un grande onore essere qui, vi portiamo i saluti di tutto il nostro comitato Arci Gay Remo Sese Vercelli Biella e del gruppo Africa Arci Gay, che è il nostro progetto migranti LGBT di cui io è in rappresentanza qua oggi. Allora, noi non abbiamo pensato di fare questa cosa, cioè noi siamo un comitato piccolo di una città di provincia, quindi non avevamo assolutamente messo in conto di partire con un progetto del genere, che si è, diciamo, creato da solo su esigenza dei ragazzi. Hanno cominciato a contattarci come associazione tramite i centri di accoglienza, tramite gli avvocati dei richiedenti asilo presuntamente LGBT. Noi, in quanto associazione,
di tutela dei diritti delle persone LGBT sul territorio, ci siamo sentiti di farcene carico ma senza averne gli strumenti, come tutti quelli che decidono di occuparsi di questo argomento in Italia, purtroppo, perché gli strumenti e le informazioni e le formazioni non ci sono. Quindi sta a buon cuore di ciascuno cercare di autoformarsi il più possibile e cercare di fare meno danni possibile nell'aiutare queste persone con tutta la buona fede del caso. E all'inizio questi ragazzi erano due o tre, che era il numero che ci aspettavamo a Vercelli, insomma. In realtà questi primi ragazzi, dopo qualche mese, dopo che li abbiamo portati al Pride, che si sono sentiti non solo liberi, ma si sono sentiti motivati ad aiutare quelli come loro, ci hanno detto: ma noi non vogliamo solo che voi aiutate noi. Che poi è quello che, come diceva Gabriella, succede in quasi tutte le associazioni LGBT d'Italia, ovvero, per fortuna, perlomeno c'è uno sportello legale di assistenza. Quindi almeno il percorso di richiesta d'asilo, se il richiedente asilo riesce ad entrare in contatto con un'associazione LGBT, con un avvocato competente, viene seguito. Però ad oggi è difficile, quasi impossibile, far fare attività associazionistica a questi ragazzi, perché hanno paura di aggregarsi, perché nonostante siano tutti neri, sono tutti molto 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 diversi tra di loro, e quindi magari anche molto spesso non vanno d'accordo tra di loro. In più è difficile perché comunque il discorso dell'esposizione personale per loro è un problema. Ora, non è scontato che tutti si sentano di farlo, perché non lo fanno neanche tutte le persone LGBT italiane, quindi non è che necessariamente una persona omosessuale debba sentirsi di dover difendere i diritti LGBT o di coinvolgersi in un processo di attivismo. Loro invece ce l'hanno chiesto. Cioè, ci hanno detto: ma noi vogliamo aiutare gli altri come noi, adesso li troviamo, facciamo un gruppo. E noi abbiamo detto: ok, cioè, vi supportiamo in tutti i modi possibili. Sappiate che è una cosa nuova anche per noi, però dobbiamo cominciarla insieme e vedere di trovare delle modalità che possano essere congeniali per noi, che siamo pochi, un comitato piccolo, non abbiamo soldi, tutte queste solite cose. E voi che comunque avete queste belle idee ma non sappiamo come metterle in pratica. E letteralmente questi ragazzi, che sono cosparsi e dispersi su 100 km quadrati di territorio, perché comunque le province di Vercelli, Biella e la Valsesia, che è la parte montagnina di Vercelli, coprono veramente un territorio vastissimo, i ragazzi fanno fatica anche solo ad incontrarsi, perché magari c'è un'ora e mezza di spostamenti per trovarsi, non abbiamo una sede, quindi tutta una serie di problemi anche logistici. Loro hanno detto: che problema c'è? Noi prendiamo la bici. E sono andati in giro per tutte le colline, le campagne, nei centri di accoglienza, dove sapevano esserci degli altri africani omosessuali o avevano magari il sospetto di, e hanno provato a coinvolgerli, a dire: facciamo qualcosa tutti insieme, ce ne sono tanti come noi, dobbiamo aiutarli. E così noi ci siamo trovati catapultati in questo progetto fortemente voluto da loro. E nel giro di 2 anni siamo passati da seguire 3 richiedenti asilo a seguirne 35. E questo ovviamente non l'avevamo preventivato. Tutta la parte formativa a cui facevo accenno prima comunque è stata importante, perché per aiutare queste persone bisogna comunque sapere che cosa si sta facendo. Quindi anche quello è un aspetto che sicuramente conta. E poi abbiamo dovuto relazionarci con tutto l'aspetto della richiesta d'asilo di cui parlavano Gabriella e Giulia, ovvero abbiamo dovuto relazionarci con la forte incompetenza che spesso c'è a tutti i livelli, partendo dall'operatore del centro di accoglienza, che quando gli spiega i loro diritti, quando gli spiega i motivi per cui loro possono vedere riconosciuta un tipo di protezione internazionale, magari non si rende conto che parla anche a delle persone analfabete, che quindi spesso non sanno che cos'è, ma neanche in inglese, in francese, neanche nella loro lingua, l'orientamento sessuale. Avete diritto ad essere protetti se siete discriminati per orientamento sessuale, razza, religione, credo politico. Ma loro molte volte non lo sanno che cos'è, ma alcuni che magari hanno vissuto nelle campagne, nei villaggi, non sanno neanche cosa vuol dire gay.
e dall'altra parte ci sono persone che non si rendono conto di doverglielo spiegare. Ci è capitato anche recentemente di un ragazzo che si è rivolto alla nostra associazione e dopo che era entusiasta di averci incontrati, di non essere da solo, mi ha detto: ma io mica voglio dire alla commissione che sono gay, sei matta. E poi si è usata la polizia. E questo veramente dalla dimensione di come queste persone entrano in contatto con questi temi e si devono confrontare con un ambiente totalmente ignorante spesso. Ci è capitato di dover spiegare ai responsabili del centro di accoglienza, agli operatori, che non potevano diffondere informazioni sull'orientamento sessuale dei ragazzi all'interno di quell'ambiente lì. Perché noi dobbiamo spiegare che gli africani sono omofobi, perché voi non avete nessun tipo di formazione in merito e non vi rendete conto di quanto li esponete magari anche ad una tragedia, non mantenendo la loro privacy in un momento in cui magari il centro e gli ospiti non sono preparati ad accogliere una notizia del genere. Tutte queste, da lì, questo appunto all'interno del centro di accoglienza, poi gli avvocati, i giudici che ci fanno delle richieste assurde. Ci sono dei giudici che ci chiedono la relazione da Cotimo, mensili, noi vogliamo una relazione mensile per vedere cosa fa il ragazzo. Ora, magari c'è il ragazzo che viene, fa la bella statuina, viene a tutti gli incontri, viene a tutte le attività che noi organizziamo. Magari c'è il ragazzo che nel frattempo va a scuola, si è trovato un lavoro, è impegnato con la chiesa, è impegnato con altre associazioni di volontariato, riesce magari a prendere parte con un incontro al mese, perché anche logisticamente magari per lui è fuori mano, è scomodo raggiungerci, e questo deve penalizzare la richiesta d'asilo del ragazzo, lo rende meno gay. Ma come vi vengono queste idee? Cosa vi fa chiederci queste cose? Senza rendervi conto che noi siamo dei volontari, che siamo in due, ci occupiamo di questo progetto, che lavoriamo 8 ore al giorno, che i ragazzi sono 30, che se io mi metto a scrivere 30 relazioni al mese faccio solo quello. Quindi tutta questa serie di problemi comunque non trova soluzione. Non trova soluzione perché non c'è informazione, non c'è formazione. Per questo noi nel nostro piccolo abbiamo deciso, bene, adesso che abbiamo tutta questa gente che ci vuole aiutare ad aiutare i richiedenti asilo LGBT, come facciamo però in pratica? E così, confrontandoci con i ragazzi, abbiamo deciso di scrivere, diciamo, un progetto nel progetto, perché già Africa Arcigay è un progetto di Arcigay Rainbow. Con i ragazzi noi abbiamo studiato un programma di intervento nei centri di accoglienza, sia per gli operatori che per i richiedenti asilo, ovvero per gli operatori e per i responsabili, per gli psicologi, eccetera. Facciamo una parte base sull'approccio all'identità sessuale dal punto di vista occidentale, perché purtroppo abbiamo avuto operatori che ci hanno chiesto la differenza tra omosessuale e transessuale. Oggi, cioè l'anno scorso, nel 2016, no? 15 anni fa. E quindi che supporto può avere una persona LGBT che entra a contatto con quel tipo di assistenza nel CAS? Nessuno. Perché mancano proprio le basi comunicative, non abbiamo lo stesso lessico. Quindi cominciamo a spiegare a tutti gli operatori che cos'è l'identità di genere, l'orientamento sessuale, quello di genere. Da lì partiamo poi facendo un cenno perlomeno sulla legislazione in materia nei paesi di provenienza, perché anche questo spesso è ignorato. Quindi all'interno del centro chiediamo quali sono le nazioni più frequenti dalle quali provengono i ragazzi e spieghiamo agli operatori come viene considerato l'aspetto LGBT in quel paese dal punto di vista legislativo, ma anche dal punto di vista della legge del popolo, perché loro possono dirti, per esempio, tanti nigeriani ci dicono: sì, ci sono 14 anni di carcere in Nigeria, ma ti va bene se ti arrestano? Perché se non fai tempo ad arrivare alla polizia ti ammazzano per strada, quella è la legge della gente. Quindi anche con tutte queste regole non scritte bisogna fare i conti, e anche di questo spesso i giudici, i commissari non sono a corrente. Noi siamo riusciti a scoprire che si poteva fare la cosiddetta segnalazione di vulnerabilità, ovvero, in parole povere, avvisare prima la commissione che la persona che sosterrà l'audizione è una persona LGBT, una persona considerata vulnerabile. In questo modo non si può richiedere il commissario specifico, ma si può richiedere che l'audizione avvenga da parte del membro più competente della commissione,
che nel 90% dei casi il membro dell'UNHCR è l'unico che sa qualcosa di immigrazione LGBT. Ma se noi non lo sappiamo prima, e se il ragazzo entra in contatto con noi dopo aver ricevuto un diniego, è possibile che semplicemente abbia ricevuto il colloquio da una persona tra virgolette sbagliata, che non aveva le informazioni per fargli le domande giuste, per capire se quello che lui diceva era credibile o meno. E questo cosa comporta? Che una persona che può ottenere la protezione internazionale in 2 mesi, magari ci mette 2 anni. Perché? Perché chi esamina la sua richiesta non è competente. E questo è un problema. Quindi noi tentiamo di partire dalla base, perché ovviamente noi non possiamo fare formazione agli avvocati, ai commissari, ai giudici. Possiamo far notare che le loro richieste sono assurde, e questo lo possiamo fare, perché quando il giudice mi controbatte ad un diniego della commissione, in qualche modo appoggiandolo nuovamente, con la motivazione che il richiedente come ha fatto ad avere una relazione omosessuale se aveva una famiglia. Ma dove vivete? Cioè, succede in Italia, succede ancora oggi in Italia, succede un po' di meno, fino a ieri è successo molto di più, ma che domanda è? Ma che obiezione è? Questa è come tante altre. Le obiezioni sulla credibilità delle storie spesso sono ridicole e noi non possiamo farci niente, perché nel momento in cui lo facciamo notare, magari sottolineando l'incompetenza di chi solleva queste obiezioni, questo va a discapito del ragazzo chiaramente, perché il giudice se la sente, si arrabbia, dice: ma guarda questi dell'Arcighè che dicono che non so fare il mio lavoro. Ah sì? E questo chiaramente ricade sul ragazzo, quindi questo è un ulteriore problema, perché noi non possiamo far presente, così come sono, tutte le contraddizioni che emergono dalla non competenza in materia. Allora abbiamo deciso, va bene, interveniamo dove possiamo. Possiamo intervenire sugli operatori, quindi sull'ambiente del centro di accoglienza e sui ragazzi. Se non altro, perché vengono informati su qual è la legge in Italia. Tantissimi ospiti dei centri di accoglienza dicono: ma li ho bruciati fino a ieri, gli omosessuali, siete sicuri che non posso bruciarli anche qui? Bisogna che loro sappiano che una persona che fa del male, in qualche modo vessa, in qualunque modo, un richiedente asilo, in generale una persona LGBT in Italia, è quella persona lì che poi subisce un processo e eventualmente va in carcere. Non è la persona omosessuale come a casa loro. Infatti loro spesso ci dicono: vabbè, voi qui parlate di discriminazione, ma la legge vi tutela. Nessuno vi mette in galera, nessuno vi ammazza, ma state benissimo. Anche lì la percezione della discriminazione da loro, da parte loro, è totalmente diversa rispetto alla nostra. Vabbè, ti licenziano perché sei gay, non hai lavoro, cioè mica ti ammazzano come a casa mia. E anche lì comunque con loro è bello comunque confrontarsi su queste cose e aiutarli a rendersi conto che non si devono accontentare. Che non si devono accontentare che qui nessuno li ammazza, che il nostro lavoro di tutti noi non è finito. Ed è per questo che loro hanno deciso in prima persona, nella seconda parte di formazione che noi facciamo, di esporsi a livello personale. Per la prima volta Oma si è trovato a dire davanti a 70 africani: io sono gay. E non ha mai potuto farlo a casa sua, e non è stato facile all'inizio, per nessuno di loro è stato facile. Perché comunque, oltre all'autodeterminazione, al discorso che faceva Gabriella sul percorso psicologico di consapevolezza, molti non ci arrivano e non ci possono arrivare perché non hanno gli strumenti culturali, non hanno le basi che sono l'alfabetizzazione, non possono informarsi, non possono capire meglio. Spesso è anche difficile comunicare in inglese e in francese perché loro è stentato ed è puramente a livello di suoni, non sanno scrivere, quindi se c'è un fraintendimento su una parola spesso non riusciamo a capire magari a quale concetto vogliono realmente fare riferimento. È un altro mondo. E quindi tutte queste differenze in qualche modo non possono essere cancellate dalla sera alla mattina, ma queste persone devono essere messe in condizione di capire e di sapere che devono comunque rispettare le differenze qua e che in caso contrario quelli a subirne le conseguenze saranno loro e non le persone LGBT. Questo è importante perché dopo che noi finiamo la formazione nel centro di accoglienza, quegli ospiti lì escono da lì e non faranno del male ad una persona omosessuale nel 90% dei casi.
perché sanno qual è la legge, sanno qual è il nostro approccio occidentale. Loro giustamente gli dicono: sei qui come me, io sono scappato dal mio paese perché volevo essere libero, sei qui anche tu per lo stesso motivo, tu per le tue motivazioni che ti hanno spinto a venire qui, io per le mie, ma io sto chiedendo la stessa cosa che chiedi tu e tu mi devi rispettare qui, se no aspettami in Africa, torna a bruciare gli omosessuali là. Questo è rivoluzionario, perché non lo fa nessuno, ci chiamano fuori provincia, ci stanno chiamando, ovviamente a Vercelli non ci caga nessuno, questo lo posso dire, perché a Vercelli non abbiamo ancora fatto un intervento in un centro di accoglienza, ci hanno chiamato a Torino, a Novara, ad Alessandria. A Vercelli abbiamo depositato un progetto in prefettura ad agosto del 2016. Ad oggi ci hanno detto che con calma il progetto è stato trasmesso al ministero e attendiamo fiduciosi. Solo che tutto questo deve essere sempre affidato al buon cuore dei responsabili del centro di accoglienza, degli psicologi, dell'avvocato che ci mette in contatto, che dice: perché non fate questa formazione? La CIGE vi chiede solo rimborso spese dei volontari che si muovono per venire, è importante. E allora qualcuno che coglie l'importanza anche a livello di gestire quelle conseguenze di eventuali casi omosessuali all'interno di quell'ambiente lì, decide di chiamarci e di fare questo tipo di formazione. Ma fino a quando questo non avverrà a livello di direttive istituzionali, fino a quando non sarà la prefettura a dire: tu ti dovete fare la formazione dell'Arcigay sull'immigrazione LGBT, ci saranno sempre un sacco di posti in cui questo non viene fatto, in cui tutti questi rischi continuano ad essere corsi, in cui i ragazzi non vengono tutelati, eccetera eccetera eccetera. Quindi noi nel nostro piccolo abbiamo deciso di portare avanti la questione in questo modo. Ad oggi siamo gli unici che lo facciamo e siamo gli unici che hanno un gruppo di attivisti, cioè ci chiamano dagli altri comitati di ACG e ci dicono: ma come fate a fargli fare qualcosa? Che noi vengono per chiederci un aiuto per la richiesta d'asilo, ma una volta che hanno i loro documenti, tra l'altro anche giustamente, se vogliamo, si fanno i fatti loro, non è che vengono poi alle manifestazioni dell'ACG. E noi non lo sappiamo bene come abbiamo fatto, cioè non ve la posso dare una ricetta, non lo so, è partito dai ragazzi. Però è chiaro che quello che abbiamo è prezioso e vogliamo continuare a valorizzarlo e soprattutto vorremmo creare una rete di questo tipo di interventi. E quando abbiamo chiamato il progetto Io a Milano, Arcigay Torino, dicendogli: fate una cosa così anche voi, facciamola insieme, perché è importante. Bellissimo, siete bravissimi, ma noi non ce la facciamo, cioè abbiamo già troppo casino, non si può fare. E quindi ad oggi noi non abbiamo nessun comitato territoriale Arcigay che collabora in questo senso con noi, cioè Migravo LGBT, che è un'associazione di Bologna che si occupa dei migranti LGBT con cui collaboriamo, però è difficile. E quindi noi prendiamo tutto l'aiuto possibile per avere visibilità e poter diffondere questo tipo di approccio che secondo noi, per la nostra esperienza fino ad ora, è stato vincente. Vi saluto, ciao. Grazie. Noi li abbiamo invitato, perché ascoltano. Ecco, grazie a Giulia che ci ha fatto vedere, secondo me molto importante, anche questo ribaltamento del giudizio, che è una cosa di cui noi dobbiamo assolutamente tener conto nel momento in cui si affrontano queste tematiche con le persone che sono qua. Passo immediatamente la parola a Omar, perché per bene, te vedi. E la dice. Buongiorno a tutti, mi chiamo Omar Bale, sono camerunese. Già, scusate per l'italiano perché non è perfetto ancora, sono qua da un po' più di un anno e lo sto imparando ancora. Sono rifugiato. Vi ringrazio tanto per l'invito, già che stamattina abbiamo vissuto un micro trauma, abbiamo rischiato di non essere qua, oggi abbiamo perso il treno, ma come è fatta la mia vita, la mia storia, cioè di fortuna ce l'abbiamo fatta. Allora, vorrei fare un punto, come abbiamo iniziato con la Chiesa, vorrei fare un punto sulla Chiesa. Magari mi farò uccidere dopo questo. Non qui. No,
mai, come dice il vostro inno nazionale, vi siete pronti alla morte. Sì. Ma noi lo siamo già morti. La Chiesa è la più grande ipocrisia di tutti i tempi. Spiace, ma sono campioni dell'omosessualità, sono i campioni della pedofilia, ma si permettono di giocarci. E non credo che qua in Italia, siamo a Roma, la Chiesa ha lo stesso potere che in Africa. In Camerun, per esempio, la Chiesa ha un potere più enorme che il governo. Quello del governo fanno quello che dicono quelli della Chiesa. E un esempio, quando la Chiesa chiede alle famiglie di respingere quelli che sono omosessuali, ma di cosa stiamo parlando? Quindi, la seconda cosa, vorrei parlare della formazione. Abbiamo questo problema. Quelli che lavorano sull'accoglienza non sono preparati per gestire le persone vulnerabili. Io, per esempio, ho questa esperienza, la mia esperienza personale. Nel mio centro, il responsabile non ha saputo rispettare la mia privacy e ha parlato. Sono stato obbligato di fare una denuncia per in anticipo, ma mi ha detto la questura che non si può fare una denuncia in anticipo perché devo prima farmi picchiare e uccidere. Ma solo che è morto, non posso fare la denuncia. Magari mi dirà l'avvocato se non si può fare in realtà. Quindi abbiamo questo problema di fiducia. Già non è facile di fidarsi a qualcuno che non conosce. E poi, prima, dopo, come fidarsi di nuovo? Un'altra cosa è l'ambiente. È vero che da noi, come sappiamo, ma anche qua c'è ancora un po' questo stereotipo di africano, virile, grande, forte, perché sentiamo ogni tanto che no, non è vero, non lo siete. Insomma, sì, è vero che avete questo stereotipo, ma lo siamo anche noi. Ci sono tanti in Africa, solo che l'Africa non vuole accettare questa diversità che magari qua accettate comunque. E, sì, perciò nostra associazione facciamo questo lavoro di informazione, andiamo nel centro a parlare, a fare un po' di sensibilizzazione e siamo contenti del risultato perché comunque ci sono chi reagiscono. Poi il più grosso problema che abbiamo è di riuscire a convincere i ragazzi di fidarsi e di partecipare, perché non hanno paura di farsi vedere, di farsi scoprire, perché dopo è un po' difficile a gestire, ci conosciamo nei centri. Ci sono che sono molto, molto omofobi. Sì, ci sono. E quelli lì si comportano male, molto male con noi. Quindi
è molto difficile di dire a uno di parlare o di farsi vedere quando sa che tornando nel centro si farà picchiare, ma proviamo comunque. Facile, grazie perché appunto spesso e volentieri i ragazzi hanno un bisogno, cioè decidono e si proteggono in tutti i modi. Per esempio è molto difficile per le persone che sono individualmente, non so, le persone gay molto effeminate vengono identificati all'interno dei centri e spesso noi riusciamo ad intervenire per farli spostare, però non si risolve il problema, si sposta. E poi un'altra cosa, non è solo il fatto che tu possa rischiare di essere picchiato, ma soprattutto di essere emarginato. Per cui noi abbiamo avuto casi in cui le persone che richiedenti asilo non rivolgevano la parola a queste persone. E sto parlando di posti che naturalmente non sono in centro città, ma si ritrovano in cima alle montagne, per cui i ragazzi o parlavano con i lupi o non parlavano con nessuno. Ecco. Noi abbiamo ricordato, ma quello lo sapevo, sui tempi, non me ne preoccupo più di tanto, però io voglio prima di chiudere, prima di dare un ultimo giro velocissimo di conclusione a loro, perché io sono molto pragmatica, quale cosa, cioè uscendo da qui, possiamo fare? Ci sono delle cose piccole, delle azioni che sono apparentemente rispetto all'impianto di questa legge Unite Orlando, piccole ma che possono essere significative. Noi alcune cose le abbiamo già sperimentate, per esempio con la polizia, quindi il discorso dell'aggiornamento. Da domani noi chiederemo che nei corsi di aggiornamento, che poi non sono previsti perché non possono essere perché non si possono spendere più soldi, però una parte dei corsi saranno organizzati, perché sono anche quelli previsti per legge, uno all'anno nei primi anni e poi uno ogni due anni, in cui i giudici che fanno parte di questi tribunali speciali saranno costretti ad andare, che affrontino i temi legati alle richiedenti asilo LGBT, alle persone, alle donne vittime di tratta e alle persone torturate. Quindi che ci siano dei corsi specifici sulla formazione. Altra cosa che è possibile, sì, abbiamo, ok, è che noi possiamo muoverci perché venga considerato obbligatoria, venga reso obbligatorio l'audizione dei richiedenti asilo LGBT, perché ad ora è facoltativa, il giudice può ascoltarli o meno. E quindi anche questo è una cosa che potrebbe aiutare. Altra cosa, considerare i richiedenti asilo, questo vale per tutti, come tali e quindi all'interno dei progetti d'accoglienza fino al termine di tutti i gradi di giudizio, e favorire in qualche modo, perché poi adesso cosa succederà? Quando una persona avrà il diniego del tribunale si andrà a valutare se andare in Cassazione o meno, ma con una serie di problematiche aggiuntive che sono i costi, il fatto che il gratuito patrocinio raramente viene comunque considerato, il fatto che occorra venire a Roma e quindi anche uno spostamento della discussione, soprattutto non riguarderà più la storia del ragazzo in sé, ma la procedura e se alcuni cardini di questa legge sono stati rispettati, come per esempio il diritto al contraddittorio, piuttosto che la collaborazione del giudice, che dovrebbe sempre esserci, ma che non è così. Quindi ecco, questi tre temi, poi magari ne usciranno altri. Ci sono degli interventi che sono stati chiesti. Yuri, poi vi chiederò ancora di alzare le mani. Tu sei il primo? Però venite a parlare. Venite a parlare qui velocemente.
Io non ho paura che si deve dare. My purpose is here, it sounds like yes, but the topic is really related with me. I'm coming from Germany and I'm there as a refugee. So 2 years ago we created German-wide political movement of queer asylum seekers and refugees with the idea to be our voice. È un buon traduttore e non ha. Translation, okay, sorry. And I actually missed the last one. Dunque, allora io sono qui per il prossimo panel, ma questo argomento mi interessa molto perché io stesso sono un rifugiato, sono rifugiato in Germania. So yeah, and the purpose was like to be voice up, to be voice of our situation as like in political movements, to say, hey guys, nothing about us without us because we have also voice. Yeah. Ok, so abbiamo fatto una manifestazione politica per dire che l'obiettivo principale era quello di dire che non si può parlare di noi senza di noi. European Court of Human Rights and etc. So I would like to make a comment on that is I think this decision, it was in 2013 somehow I think, this is not related with whole process, is somehow just giving rights to apply for asylum, but besides of to have this right, most of the queer refugees, they have negative challenges during the asylum process. And they have access to the services as member of vulnerable group, which other members of this group haven't the same access. Quindi anche anche in Germania succede come succede qui, sostanzialmente che i rifugiati LGBT non vengono riconosciuti come rifugiati vulnerabili e quindi non hanno accesso a tutte quelle protezioni particolari che dovrebbero invece avere per il loro status di vulnerabilità. Yeah, and then I have just 3 questions. Hopefully you will have a time to give answer to that. The first question is, what about the asylum process of bisexuals and those asylum seekers which actually never experienced violence in home country? And ho 3 domande. La prima è, qual è il processo di per i rifugiati bisessuali? Second is, what is the usual answer of migration center when they are denying the appeal, which argumentation they are coming? This is for me, it's interesting really to compare with Germany. La seconda è qual è l'argomentazione utilizzata dalle commissioni quando danno il loro diniego ai rifugiati in genere, che sarebbe molto interessante compararla con le risposte date in Germania. Yeah, because even to compare their situation in origin country, like in Russia, so many asylum seekers from Russia, they got a negative answer with the argumentation that you can relocate inside of the country because the Russia is so big. Perché per esempio per i rifugiati che provengono dalla Russia, in Germania la maggior parte di loro vengono rigettati e l'argomentazione è che loro possono essere ricollocati in altre aree della Russia, And the last question is about during the asylum process, like during the hearing process, is there any official regulation about to identify this orientation and identity of that person, like a questionnaire? For example, I have this questionnaire to prove that I am a
Quindi la terza domanda è se nel processo ci sono delle regolamentazioni particolari per identificare l'orientamento sessuale del rifugiato, come un questionario, se ci sono dei questionari specifici proprio per l'orientamento sessuale. Allora, rispondo velocemente su questo, no, un minuto perché sono risposte velocissime. Allora, il discorso sulle linee guida, cioè sulle procedure per i richiedenti asilo, non ci sono. Ci sono delle linee guida date in generale per i richiedenti, ma non esiste niente. Sulle bocciature spesso è la non credibilità della persona, il fatto che non possa portare prove sufficienti per dimostrare il suo orientamento sessuale, e invece sulle persone bisessuali, passatemi una battuta perché è quella, già si fa fatica a far capire la differenza ai giudici tra gay e transessuale e tra transessuale di che genere, figuriamoci un bisex. La risposta è: beh, una parte di lui starà un po' male, ma che problema c'è se sposi con quell'altro, cioè col sesso che lo rende etero. Ecco, battutaccia, però è la realtà, non c'è alcun tipo di riconoscimento, anzi io spesso dico non dire che sei bisex perché a quel punto sei cambiato. Scusa, dico, solo per la questione della possibilità di ricollocarsi all'interno dello Stato, è una cosa che l'Europa ci contesta, che in Italia per fortuna ad oggi il fatto che ad esempio in Nigeria o in Russia una persona spostandosi lì possa avere, diciamo, la sua vita possa trascorrere tranquillamente, non è una ragione ad oggi in Italia per rigettare la richiesta. Però noi siamo un po' un'eccezione, in questo siamo più garantisti di altri, e probabilmente però a breve, sì, a breve l'Europa ci costringerà a essere, diciamo, in Europa si dice la domanda d'asilo deve avere lo stesso esito in ogni paese, non è possibile che ci siano delle uniformità. Quindi, siccome nella quasi totalità d'Europa questo principio del poter essere ricollocato in una zona, diciamo, sicura, è un principio che si applica, l'Europa ci sta chiedendo di farlo anche noi. Ma ad oggi non è una delle eccezioni per la richiesta. Questo, Giulia, scusa, per prassi giuridica, per giurisprudenza, non per norma. Cioè, c'è la giurisprudenza, sì. Diciamo, noi non abbiamo il concetto di, diciamo, nella nostra legislazione, quindi di fatto questo però per noi è fondamentale, perché altrimenti se ogni volta vieni da questa zona ti potresti ricollocare, ovviamente infatti nel resto d'Europa è una delle principali ragioni di rigetto, da noi questo non esiste. Non esiste, anche se poi qualche giudice sì. Scusate, già cinto, ecco. Per cortesia spiega anche di sé perché è interessante. No, sono venuto qui proprio per questa sessione e ringrazio molto per aver organizzato, è stata molto interessante, e io faccio il giudice in Cassazione e mi occupo di questi temi dell'immigrazione e protezione internazionale, quindi c'era un interesse proprio professionale a venire, ma non solo, perché faccio parte, come anche l'avvocato Laura Garofalo di Catania, di questo gruppo che si chiama Osservatori sulla giustizia civile, che è un'esperienza che nasce 20 anni fa proprio sul confronto tra avvocati e giudici, e anche poi si è esteso al di là di queste categorie più interessate direttamente al processo sui modi di gestione del processo. Questa esperienza ha prodotto i cosiddetti protocolli, cioè delle, diciamo, non sono delle norme ma sono delle prassi codificate, e per esempio, per fare un esempio che mi sembra molto calzante in questa materia, è sull'ascolto del minore. Cioè, voi sapete che per norme internazionali, ma anche nazionali, ormai è previsto che quando un processo tocca gli interessi del minore vi è l'obbligo di sentirlo dopo i 12 anni, ma anche prima se c'è una maturità o comunque un'opportunità. Allora, come sentirlo? Perché anche lì c'è un problema di professionalità, di ascolto da parte del giudice, da parte degli avvocati, dei consulenti, eccetera. Ora, io credo che ci sia molta affinità su questo, per cui inviterei questa esperienza di, della CE, di
collegarsi con gli osservatori, perché si potrebbero fare dei protocolli sugli ascolti delle persone vulnerabili, cioè delle persone che hanno una vulnerabilità culturale, diciamo, non è solo il problema dell'identità sessuale, ma anche un problema appunto della prostituzione, dell'escissione in alcuni casi, no? Del matrimonio imposto, cioè sono prassi in cui c'è anche una norma penale consuetudinaria non statale, magari, che non consente l'esternazione di queste cose e poi comunque richiede, come tu dicevi, una garanzia di privacy e una capacità professionale di ascolto molto elevata. Allora forse questo è il posto in cui si potrebbe lavorare, quindi ti invito a Milano il 2 febbraio, facciamo una riunione di questo gruppo degli osservatori con giustizia civile in materia di impatto dell'immigrazione sulla giurisdizione. C'è una sezione per te? Sì. Solo lei o anche lei? No, lei ha un'istanza specifica sulla questione africana. Io ho fatto personalmente delle sentenze sui richiedenti asilo e enti dall'Africa che avevano questa omosessualità, ho detto delle cose in materia che credo ormai siano giurisprudenza sul fatto che basta che ci sia una proibizione penale, non c'è bisogno della persecuzione effettiva perché c'è una persecuzione della. E abbiamo detto anche che il cambiamento della prospettazione va valutato, cioè c'è una prima richiesta di protezione e poi una seconda in cui si, cioè questo non significa che sia inattendibile, però rimane questo tema molto delicato dell'attendibilità, perché bisogna mettere però anche dalla parte, diciamo, dello Stato, dei giudici, perché molto spesso le richieste di protezione internazionale sono poi strumentali, quindi se si sparge la voce che dichiarandosi omosessuale sì, allora chiaramente aumenteranno anche delle false richieste, però come fare questa cosa? Io trovo molto strano scrivere delle sentenze in cui si dice tassa rinvia alla corte d'appello perché per accertare se l'effettiva omosessualità è una cosa francamente un po' inquietante, sì. Però è anche vero che bisogna arrivare a un giudizio di attendibilità, allora su questo anche si potrebbe confrontare in sedi come quelle degli osservatori, per esempio. Cioè su un giudizio di attendibilità, cioè se c'è anche un diritto alla dignità, però oltre che l'attendibilità, perché sono perché deve essere indagato nel profondo, cioè, laddove invece su altri casi non lo è, insomma. Però volevo invitare a non chiamare più tribunali speciali, queste sono sezioni specializzate. Tribunali speciali sono parte credo che sia proprio un lapsus freudiano. Non vorrei che di questa legge si dia una visione solo negativa, potrebbe anche non esserlo. Cioè ci sono anche, per esempio, il concorso che è stato bandito forse ha dei requisiti di professionalità migliori, questo sui 250 posti delle commissioni. Per quanto riguarda la formazione, non è che c'è bisogno di una legge ad hoc e lo deve fare la scuola superiore della magistratura, il giudice di nazione forense, quindi gli strumenti sono quelli di chiedere una formazione adeguata, i soldi ci sono, l'Europa è disposta a dargli anche su questo. Possono fare delle formazioni anche a livello internazionale, quindi su questo si può agire, insomma, forse ce ne sarebbero altre. Per quanto riguarda quello che diceva Giulia, una cosa grave di questa legge è che non si prevede la presenza obbligatoria del difensore davanti alle commissioni e non si può accedere alla videoregistrazione da parte prima del ricorso, quindi è una cosa assurda questa, perché uno non può capire cosa ha detto la persona davanti alle commissioni, può avere solo il verbale, ma il verbale è una cosa minimalista, e quindi questa è una cosa, diciamo, sulla quale si può fare pressione, perché in base alla legge sugli accessi ai dati si dovrebbe avere la videoregistrazione per il difensore. Infine, un'altra cosa è, come dicevi tu giustamente, cioè il giudice si troverà a dover acquisire delle videoregistrazioni molto lunghe, quindi probabilmente non ha senso, cioè un giudice non interessato, perché poi i casi sono tantissimi, cioè io so che
ci sono corti e tribunali, ci sono 6.000 domande, quindi voi potete capire che se lui c'è il tempo di sentirsi tutta la vita, si limiterà a leggere il verbale, se poi non ha neanche la sensibilità per disporre l'ascolto, praticamente non saprà nulla sulla persona. Quindi questo è un altro punto su cui si può insistere, cioè che l'audizione sia, non dico obbligatoria, ma la via, cioè noi questo in Cassazione credo lo diremo, molte sezioni lo dicono, per esempio a Roma, ho sentito Silvia Urbani, sì, diceva questo, insomma. Grazie. Un attimo del rappresentante della giustizia, perché per esempio noi con questo gruppo di ragazzi sono stati i ragazzi a dirci: noi non vogliamo che in questo gruppo non ci siano i veri gay, non vogliamo che questo gruppo venga usato in maniera strumentale, come dicevi tu, da parte di chi a casa nostra letteralmente, mi è stato detto, ci sputava in faccia. Quindi i ragazzi per primi fanno una sorta di selezione, loro non vogliono che prima di un paio di mesi i nuovi che fanno richiesta di entrare nel nostro gruppo abbiano la tessera dell'arcigay, cosa che per noi di arcigay è assurda, perché per lo spirito di arcigay chiunque faccia richiesta della tessera per un motivo che vuole addirittura ce ne verrà. Ma se noi diciamo questa cosa ai giudici, cioè dicendo con la competenza limitata di cui disponiamo, noi comunque abbiamo già fatto un lavoro di screening, il fatto che il ragazzo sia accettato all'interno del gruppo, che abbia conseguito la tessera, è comunque già segno del fatto che tutto il gruppo l'ha riconosciuto come effettivamente omosessuale, proprio per scartare, almeno dal nostro punto di vista, visto che questo ci viene chiesto, l'ipotesi che il ragazzo richieda strumentalmente la protezione internazionale per discriminazione sull'orientamento sessuale. In realtà i giudici se la sentono, perché l'arcigay si mette al posto nostro a giudicare la gente. E noi dobbiamo relazionarci tutti i giorni con queste cose. Scusatemi, intervengo perché ci sono i tempi da rispettare. Però volevo ricordare, soprattutto, magari lo sapete già, però volevo ricordarlo, che sia in sede ONU che in sede di Consiglio d'Europa sono state prodotte delle linee guida su come trattare, interrogare, come trattare i casi di richiedenti asilo per motivi legati all'orientamento sessuale e del genere. A livello europeo queste prassi sono già molto diffuse, applicate non lo so, però molto diffuse, e tra l'altro lo so perché ho partecipato a un seminario su questo tema con i referenti ONU e UECOE a Roma 3-4 anni fa, quando ancora l'UNAR funzionava, e ci fu il contatto diretto, ci furono un sacco di magistrati che parteciparono, perché in realtà i magistrati non hanno gli strumenti per, e ci furono i magistrati dei tribunali, ma anche gli operatori delle commissioni di primo livello che partecipavano a questo seminario, però è stato un seminario solo a Roma 4 ore in stop. Quindi intanto, per esempio, quelle cose di Nigeria non sono tradotte in italiano, sono tanto in inglese. Io lavoro sul fronte sul fatto che tutti i giudici italiani conoscano l'inglese, non ammetto, no? Così come le membri delle commissioni. Però per dirvi che c'è quello strumento che possiamo utilizzare. Che tempi sono? Che adesso? Allora, è tantissimo. C'è Dario che vuole dire una cosa, però io direi che questi temi possono essere sviluppati dopo, anche all'interno del dibattito generale, per cui lo spazio per parlare ancora c'è. Allora, lui rinuncia, io vi dico buon appetito e tornate nel pomeriggio, grazie, che ci ha ascoltato. A che ora? Allora, è previsto per le 14, ora no. Ci sarà una persona che rimarrà qui per castigo ad aspettare e facciamo 14:15. Non sarò io quelle. Grazie. Grazie.